Stiamo registrando, sì. Allora, benvenuti. Che altro devo dire? No, questa la togliamo. Dai, smettete di fare casino. Ah no, non ci stanno qua. Vi dico un po' i... No, non ci stanno, va bene. Mai sentito. Bene, bene. Ultimamente i libri volano. Li abbiamo fatta? Forse li abbiamo fatta. Benvenuti o bentornati sul mio canale e in un nuovo LL Lunedì. Letto, leggendo e leggerò il mio aggiornamento di lettura settimanale in cui vi dico che cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Prima di cominciare mi presento, io sono Sara Elliott e questo è un canale culturale. Parlo di libri e anche un pochino di opera lirica. Se ti piacciono questi argomenti ti invito a guardare questi video qua su che sono molto più montati e elaborati, mi travesto e metto pezzi di film per farvi ridere anche un po', e anche a iscriverti al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornato su tutti i miei contenuti. Ogni lunedì facciamo questo aggiornamento di lettura. Giù in descrizione poi trovate tutti i link dei libri che vi citerò oggi con la mia affiliazione Amazon. Se comprate direttamente da lì a me arriva una piccola percentuale. A voi non costa nulla. E troverete anche il link al mio Ko-fi se volete offrirmi un caffè virtuale e alla mia wishlist se volete mandarmi un libro. Alla fine del video vi lascerò una domandina a cui potrete rispondere giù nei commenti, che è la mia parte preferita della pubblicazione. Comunque, iniziamo. Ultimi libri letti. Prima di tutto ho ascoltato su Audible I garbati maneggi delle signorine devoto di Renzo Bistolfi, un libro carinissimo che mi ha consigliato la mia migliore amica. Fumeggiante! Troppo divertente, in cui ci sono queste tre vecchiette che devono scoprire che fine ha fatto una loro amica, che forse è stata truffata da una famiglia a cui ha affittato una stanza. È veramente carino, molto, come si dice, di intrattenimento. Vediamo un po' tutto il paesino, è proprio carino, l'ho trovato proprio buffino. Se l'ho ascoltato in pochissimo tempo, appunto lo trovate su Audible, ce ne sono anche altri di Bistolfi, ho visto, però devo vedere se voglio sentirne ancora. Molto 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 simpaticello. Poi ho finito anche Daphne Appaccatopollo, vi dicevo la volta scorsa che è un po' cringetto. Si legge anche in poco perché 2 o 3 giorni ci ho messo, mi sembra. È un ottimo ripasso per chi conosce la mitologia. È interessante anche che grazie a questo libro ho scoperto che ci sono più versioni di Medea. Perché io sapevo quella in cui Semagna i pupi, cioè questa è una citazione, non mi ricordo da chi, mi sembra Edoardo De Ferrario, comunque Semagnava i figli o li faceva magna al padre. In questa versione che è stata presa, invece Medea li porta soltanto, gli porta i cadaveri dicendo è colpa tua, adesso sono morti, visto che l'ha tradita. Poi c'è la storia di Adone che io non avevo mai sentito, cioè mi ricordavo che Adone era un modo per dire un uomo bellissimo, ma non che avesse stregato addirittura Afrodite. E poi Afrodite si è fatta tipo una cintura che è il contrario della cintura di castità, è quella cintura che ti incolla l'amato. Molto strana. Figo però. Veramente sono contenta di averlo letto e per una volta viene trattata la mitologia senza farmi arrabbiare. Vengono citate principalmente le Metamorfosi e Iliade e Odissea, ovviamente anche le tragedie greche, le Metamorfosi di Apuleio, o l'Asino d'Oro, la favola di Amore e Psiche, Enciclopedia dello spettacolo di D'Amico Silvio, Antichità romane di Dionigi di Alicastro, Euripide, tutte le tragedie, Ecuba, Medea, Oreste. Gli inni omerici anche, che io non ho sentito, viene citata anche Dante Alighieri, un po' di tutto. Beh, è stata proprio brava, devo dire, c'è tanta tanta roba, anche Stazio Publio Papinio nelle Achilleide e l'Eneide di Virgilio. Fico, brava. Ve lo consiglio se non vi spaventa un po' il cringe dei discorsetti da blog d'amore. Ringe Mi button, raccomando, premere in ragazzi, caso di imbarazzo. distanziamento sociale. Veniamo leggendo. Ho iniziato La donna giusta di Marai, però ho letto soltanto le prime 20 pagine, ecco sì, quindi non sono ancora dell'idea di capire. Certo che però c'è una cosa che mi ha ricordato Kundera, mi ha ricordato nello specifico Amori ridicoli, che stanno qui, che è una raccolta di racconti di Kundera. E perché me l'ha ricordato? Perché in questi racconti spesso fingere una situazione, fare finta con il compagno di fare qualcosa, ti rivela la persona che hai davanti. Qui ci sono per esempio un ragazzo e una ragazza che fanno finta di essere due sconosciuti, in realtà loro stanno insieme,
per fare tipo un gioco di ruolo. E attraverso questo gioco di ruolo si mettono in discussione, tipo, ma se lei si sa comportare così, allora si comporta così quando non sta con me, eccetera, eccetera. E qui, proprio nelle prime pagine, quindi non penso sia spoiler, raccontate dal punto di vista di una donna che ha divorziato, racconta di una volta in cui il marito ha portato a casa un amico che lei non conosceva e loro si erano messi d'accordo per fare finta che l'amico fosse il marito di lei e il marito reale fosse un ex amante di lei, un ex marito che andava a cena da loro nonostante fosse geloso, eccetera. Attraverso questa finzione, questo gioco di ruolo, lei capisce di non conoscere minimamente il marito e questo porterà a chissà quale trip mentali. In più il libro è ambientato a Budapest, io ci sono stata con la mia migliore amica qualche anno fa e non lo so, mi piace sempre tornare nei luoghi in cui sono stata con i libri. Oltretutto adoro la letteratura di quella parte di Est Europa perché non la capisco. Quindi vediamo un po' come andrà. Magari la prossima volta vi dico che lo odio, però per adesso va tutto bene. Bulgakov! Allora, finita la prima tappa, vi posso dire boh, cioè, è interessante. Interessante. Quindi vorrebbe dire che non ci arrivo da solo, amico. Vediamo ancora un po', devo leggere ancora molto, sto pagina 94 ancora molto molto indietro, e c'è una cosa interessante. Allora, io sapevo che dopo la rivoluzione russa i nomi dei luoghi, delle strade, delle piazze, eccetera, eccetera, erano stati tutti cambiati, perché ovviamente non potevi lasciare le strade e le piazze in nome degli zar o cose sante, visto che loro professavano l'ateismo. Bulgakov decide deliberatamente di fare casino, nel senso, esiste addirittura chi ha tracciato la mappa di Mosca del maestro Margherita perché lui ha mischiato i nomi di prima della rivoluzione e quelli post della rivoluzione, perché non vuole dare effettivamente una indicazione temporale. Noi non sappiamo mai effettivamente quando si svolge la narrazione perché deve essere come senza tempo. Dove diavolo sono? La domanda giusta è quanto diavolo sono? Sto cercando di diventare intelligente abbastanza per leggere questo libro. Veleno, il veleno per Cusco, il veleno scelto appositamente per uccidere Cusco. Cusco è il suo veleno. Quel veleno. Sì, quel veleno. Ma mi diverte anche tanto, ci sono delle frasi piuttosto comiche. Spero appunto di essere abbastanza intelligente per leggere. Restiamo uniti! Uniti! Vabbè, problemi miei. Sono sempre io che mi sento inadeguata oppure quando leggo, vabbè, andiamo bene. Andiamo bene, proprio bene. Poi penso che forse il leggero sarà molto probabilmente la sorella di Mozart, però ve l'ho fatto vedere un sacco di volte. Ma anche potrebbe darsi che leggerò La tempesta imperfetta di Barbascura X e Luca Perri, che vi ho detto innumerevoli volte un sacco di stupidaggini sbagliate, mannaggia a me, perché questo in realtà un libro che parla di fake news. Infatti c'è scritto: viaggio nella mente di chi crede alle fake news. Noi dovrebbero esserci appunto tante fake news che vengono analizzate, però anche dal punto di vista della scienza e credo anche del riscaldamento globale tra le varie discussioni. Spero che mi piacerà. È scritto anche molto grosso, con un font che mi piace leggere. E vedremo, vedremo, vedremo. Ci sono anche immagini, robe. Sembra interessante. Ora è il momento della domandina che vi chiedo sta settimana. Che vi chiedo, vi siete mai sentiti non abbastanza intelligenti per un libro? Cioè, tipo che avete iniziato un libro e avete detto, ok, forse già annoiava. A me non era, cioè non capita molto spesso, anzi mi è capitato di iniziare, che ne so, Guerra e Pace, Anna Karenina, libri giganteschi che tutti non vogliono approcciare per paura, leggerli e dire wow, è solo un libro, cioè non è così strano, è stato scritto per essere compreso. Quello non è stato propriamente scritto per essere compreso, quindi non lo so. Così, senso di inadeguatezza, lo avete anche voi? E questa è la domanda. Ora che ho detto tutto all'inizio, ho già fatto il pippone, non mi rimane che augurarvi buona lettura.